E passiamo adesso alla liquidazione ex comunità montana del Trasimeno, Mediotevere e provvedimenti per la tutela dei comuni e dei cittadini interessati. Prego, Vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, grazie Assessore. In pratica procede con questa interrogazione il tema delle comunità montane. Nel documento che chiaramente è l'oggetto della discussione preme a beneficio ovviamente dei cittadini evidenziare quanto diciamo, risultava al 31 dicembre 2016 in termini di situazioni debitorie della comunità montana del Trasimeno e del Medio Tevere. In pratica esisteva ed è stato, diciamo, contabilizzato un disavanzo di 4.846.000 euro, che sommando a tutte le voci di debito la cifra superava i 20 milioni di euro di deficit potenziali, perché si parlava anche di crediti non esigibili. C'è stato un passaggio in commissione. Lo sapete tutti, sappiamo anche che le comunità montane di fatto dovevano esistere solo fino al 2017. Abbiamo, Assessore, riempito in questi giorni pagine di giornali in cui sindaci, cittadini, operatori economici, perché è chiaro che quando si spendono i soldi qualcuno li deve dare, Assessore, qualcuno li deve avere. E poi c'è anche una preoccupazione di quello che sono le persone, le professionalità, le potenzialità delle comunità montane che in questi anni, prima della riforma, hanno comunque garantito nella nostra regione dei servizi, la protezione dell'ambiente, la sicurezza ambientale, l'accesso alle nostre bellissime colline, la tutela da rischi idrogeologici, in sostanza tutto un mondo che negli anni, dal punto di vista umano, aveva saputo mettere in campo delle professionalità. Poi, come succede nelle meglio intenzioni, arriva la politica, mi permette, Assessore, non la sua di 2 minuti fa, ma la politica di questa regione, e qualche inefficienza di troppo e qualche poltrona di troppo, Assessore, l'avete creata e ne ho ben fatto vedere in commissione, e lei tra l'altro mi dispiace che non era presente in quel momento, ma insomma Consigliere, tempo. concludo, ingenti risorse di spesa corrente destinate al pagamento non della missione delle comunità montane, ma alla macchina burocratica. Oggi, al di là di tutto, delle persone si pongono un problema: che fare di questa situazione debitoria, quale strategie, quale futuro? E pertanto concludo, Assessore, interrogando la Giunta per sapere quali misure oggi, ma proprio oggi, non ieri o domani, intenda prendere e adottare per tutelare innanzitutto i comuni, i cittadini, in totale, in sostanza, la comunità dell'Umbria, perché le risorse che stiamo parlando sono ingenti e quindi io voglio da lei una risposta chiara, definitiva e mi permette esaustiva. Grazie. Grazie, prego, assessore. Allora, devo fare tre premesse prima di dare una risposta. Allora, esiste una legge che è la 18 del 2011, che prevede sostanzialmente sulle comunità montane, e mi permetto di ricordare che la storia delle comunità montane e del loro disavanzo finanziario deriva da una norma del governo Berlusconi, vada a memoria, mi sembra del 2008, che a un certo punto tagliò per economie di bilancio tutte le risorse alle comunità montane, quelle statali. E questo chiaramente è stato la causa che ha creato, diciamo, questi disequilibri di bilancio. Cosa è stato fatto? Sono state fatte parecchie cose. Nel 2011 la parte del personale tecnico-operativo che faceva parte delle comunità montane è stato attribuito all'AFOR, e l'AFOR continua a svolgere
come agenzia regionale queste funzioni, quelle che ha richiamato lei, molto importanti in tema di dissesto idrogeologico, tutela del patrimonio forestale, eccetera, eccetera. Poi c'era tutto l'apparato burocratico amministrativo e alcune funzioni amministrative che sono state mantenute alle attuali comunità montane in liquidazione, e sono tutte le funzioni in materia agricola, in materia di cosiddetti UMA, in materia di boschi, in materia ortuficola, eccetera, eccetera. Ora, per quanto riguarda questo personale, è stata convocata su richiesta del sottoscritto un'assemblea ANCI che si terrà il 25 di luglio. In questa occasione porremmo all'attenzione dei comuni quale sia la forma organizzativa idonea a mantenere queste funzioni e il connesso personale, che non è più come costo in carico ai comuni, ricordo, ma alla Regione Umbria per circa 8-9 milioni di euro. Quindi queste funzioni verranno, continueranno ad essere svolte. La nostra proposta naturalmente è quella di affidarli alle unioni comuni, dei comuni ove esistenti, o ai comuni capofila. Rimane la questione liquidatoria a questo punto, cioè di quello che appunto rimane dei crediti debiti. Il rapporto e le cifre che ha dato lei in effetti sono queste. Abbiamo approvato in questa assemblea a fine 2017 una norma che appunto dà il compito ai commissari liquidatori di fare un piano unitario e dare delle proposte operative su come sopperire a queste, diciamo, a questi disequilibri. C'è stata un'audizione recentemente in commissione, quindi già sono state rappresentate e vi è stato rappresentato, mi scuso per non esserci, però come vedete sono al pieno corrente di quello che è successo, vi è stato rappresentato l'impegno di mandarmi e trasmettermi questo piano unitario entro fine luglio e mi sto attendendo questo. Alla luce delle proposte del piano unitario e delle risultanze economiche, predisporremo chiaramente un quadro di risposte, tenendo presente da un lato la necessità, comunque un minuto Presidente e ho chiuso, di salvaguardare i bilanci dei comuni, ma dall'altro ricordo che la stessa legge regionale che prevede che a un certo punto di questi debiti, se ci saranno, ne dovranno rispondere i comuni. Norma che tra l'altro su analogo legge dell'Emilia Romagna, su cui c'è stato un contenzioso, il Consiglio di Stato ha ritenuto per l'Emilia Romagna, ma quindi in via traslata anche per la Regione Umbria, assolutamente legittima. E questo mi porta a chiudere una cosa: la Regione ha già fatto tanto. E ricordo che le comunità montane sono forme associative dei comuni e quindi a un certo punto, nonostante l'impegno che ribadisco di fare il possibile nei limiti della legislazione e il diritto vigente, poi vedremo se ci sarà qualcosa da addossare ai comuni, cercando comunque di evitare il minor aggravio possibile. Grazie, prego consigliere Mancini per la replica. Proviamo a stare nei tempi, perché se raddoppiamo i tempi delle esposizioni e delle risposte andiamo fuori. Sono costretta a richiamare ai tempi. Grazie. Grazie Presidente, grazie Assessore. Io rimango, come suol dire, meravigliato, perché in questi anni del suo assessorato, lei sa benissimo il mio intento costruttivo per cercare di semplificarle un po' la vita. Se ricorda le mie prime interrogazioni sugli istituti, 5 istituti che dovevano essere poi 2, 1, 0, sono tutti lì. Le comunità montane è uguale. Io se fossi uno dei sindaci della comprensione del Trasimeno, direi i debiti se li paga chi li ha fatti, cioè non sicuramente i sindaci, o perlomeno quel sindaco. Perché il cospicuo e fariginoso corpo
come si dice, burocratico delle comunità montane, con decine di dirigenti in categoria D, con un costo di 7 milioni di euro, che è praticamente tre volte quello dei dipendenti che adesso sono ad AFOR, più o meno. Sono 35 dipendenti. Quanti sono i dipendenti? Di AFOR quanti sono i dipendenti? 500. Ma quante costano questi dipendenti? Mezzo di più. Ma in proporzione questi quanto sono? Bene, e questi quanto sono in proporzione, assessore? Allora, in sostanza, 500, sì, quelli che poi dite che la maggior parte non può lavorare. In pratica avete creato una struttura piramidale, assessore, all'incontrario. Consigliere. E di conseguenza concludo dicendo che non sono soddisfatto, perché a distanza di anni, benissimo, al di là del governo Berlusconi, ancora mi sta dicendo che deve fare il piano di liquidazione unico delle comunità montane. Quindi, se questo è lo stato dell'arte, le dico, apprezzo gli ultimi sforzi, ma ancora siamo lontano, perché, ripeto, dal 2017 che dovevano essere chiuse, con 7 anni di totale inattività, tempi. E quindi mi ritengo completamente insoddisfatto. Passiamo adesso all'oggetto 143, è una interrogazione presentata dai consiglieri Chiacchieroni, Rometti e Lionelli. Devo dire che rispetto a questo tema, su questo oggetto, è stata depositata un'interrogazione, tra l'altro precedente a questa, da parte dei consiglieri Mancini e Fiorini, per cui io proporrei di fare una trattazione congiunta per evitare di discutere due volte lo stesso tema, se i proponenti sono d'accordo rispetto a questa mia istanza. Allora, il tema è manutenzione e riqualificazione della ex ferrovia centrale Umbra, avanzamento dello stato dei lavori dell'intera rete ferroviaria. Prego, consigliere Chiacchieroni. Grazie Presidente. Sì, insieme con il consigliere Rometti e con il consigliere Lionelli volevamo appunto chiedere alla Giunta lo stato dell'arte su questo grandissimo lavoro straordinario che ha appunto costretto la stessa FCU sulla tratta del ferro a interrompere il transito, vista la necessità di manutenzione straordinaria e di sostituzione della struttura appunto della ferrovia, intesa come binari, traverse e così via. Quindi, considerato che già da qualche tempo sono in atto i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza ferrovia centrale Umbra, al fine di poter rendere più efficiente e moderno il sistema ferroviario in Umbria, preso atto che FCU sarà nazionale, che il percorso intrapreso è stato condiviso da Regione Umbria e Governo e rientra tra le strategie nazionali del gruppo Ferrovie dello Stato, verificato che i lavori devono essere realizzati seguendo un cronoprogramma preciso al fine di rendere efficiente e sicura questa infrastruttura ferroviaria, e chiediamo di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'intera rete ferroviaria della ex FCU da Sansepolcro a Terni con il tratto Ponte San Giovanni-Sant'Anna, e i quali tratti verranno riattivati nel breve periodo considerando la riapertura dell'anno scolastico 2018-2019. Grazie. Grazie, prego consigliere Mancini, se vuole anche lei intervenire sul tema. Grazie Presidente, il nostro documento datato 18 maggio 2018, in sostanza, come lei ha evidenziato, è simile, quindi la nostra ferrovia centrale Umbra. Voglio evidenziare per ricordare due cose, la data del 12 settembre 2017, quando è stato sospeso il servizio sulla nostra ferrovia, e in particolare nel 2017 l'amministratore delegato di Rete Ferrovie Italiane Maurizio Gentile affermava che è stato effettuato un sopralluogo nei cantieri di Umbertide per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria regionale, durante il quale è stato possibile constatare che i lavori della tratta Umbertide-Città di Castello saranno conclusi entro l'aprile 2018 e che la riapertura testualmente dell'infrastruttura per esercizio commerciale dei treni è prevista per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019. I lavori poi proseguiranno nel 2019-2020 a rete aperta
per l'adeguamento tecnologico. Quindi in sostanza, assessore, mi unisco agli altri consiglieri per domandarle a che punto è lo stato dell'arte ad oggi, a fine luglio in pratica, e non aprile come precedentemente dichiarato. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie Presidente. Due in una. In premessa è doveroso ricordare alcuni aspetti che hanno caratterizzato la linea ferroviaria cosiddetta FCU, lunga 153 chilometri che attraversa da nord a sud l'intera regione Umbria e a Ponte San Giovanni e Terni ha due stazioni di interconnessione con l'infrastruttura nazionale, tanto che è stata individuata tra le ferrovie ex concesse, interconnesse e interoperabili. Tale condizione ha consentito alla Regione dell'Umbria di ottenere finanziamenti per 53,2 milioni di euro per interventi di adeguamento agli standard nazionali, quindi i famosi 51 più 2,2 aggiunti successivamente. E, interventi e risorse così ripartiti, circa 33 milioni per interventi alla sede e all'armamento, 18 milioni per interventi connessi alla installazione dell'infrastruttura di terra di sistemi di controllo marciatreno tali da evitare situazioni pericolose o incidentali legate al superamento di segnali disposti a via impedita, sono termini tecnici, circa 2,2 milioni per interventi al segnalamento. Tali risorse hanno permesso, attraverso la stipula di appositi accordi, di individuare RFI quale soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione della rete, interventi allo stesso affidato e in virtù di convenzioni siglate precedentemente. I predetti interventi consentiranno di superare l'attuale sospensione del servizio commerciale disposta dal gestore dell'infrastruttura regionale all'apertura delle scuole esattamente il 12-13 settembre prossimo. RFI, in virtù della richiamata convenzione stipulata con la Regione dell'Umbria, con il MIT e con Umbria DPL Mobilità SPA, ha iniziato il 16 settembre 2017 alcuni interventi sull'armamento, quali il rinnovo totale e il risanamento della sede, che hanno interessato rispettivamente rinnovo totale dell'armamento con asportazione della tratta Umbertide Città di Castello per un'estesa di circa 24 km, risanamento della tratta Umbertide Ponte Fercino di circa 23 km, risanamento tratta Ponte Fercino Ponte San Giovanni di circa 6 km con interventi all'interno della Galleria Baldeschi. I predetti lavori sono progettati e diretti da RFI, nella fattispecie il Dipartimento di Ancona, che ha individuato in Salcef tramite accordi quadro precedentemente stipulati la ditta quale affidare gli interventi. I lavori di armamento della tratta Umbertide Città di Castello sono pressoché terminati, anche se al momento sono da completare la sistemazione degli impianti alle stazioni dei PL della linea aerea. Il giorno 4 giugno 2018 sono iniziati i lavori sulla tratta Umbertide Ponte Felcino, a differenza di quelli effettuati sulla tratta Umbertide Città di Castello. L'intervento viene realizzato con l'impiego di un treno rinnovo e un treno risanatore che sostituisce i binari, le traverse e il pedisco con materiali a standard RFI. Allo stato attuale è stata rinnovata la tratta Umbertide Ponte Pattoli, mentre è risanata la tratta Umbertide Pierantonio. In data 23 luglio 2018 sono stati consegnati i lavori della tratta Ponte Fercino Ponte San Giovanni, che prevedono anche un intervento all'interno della Galleria Baldeschi, lunga 330 metri. Questi ultimi dovranno essere eseguiti e completati entro il 24 agosto 2018. RFI ha previsto nel suo cronoprogramma, al momento rispettato, che i lavori nella sede dell'armamento verranno completati per la riapertura appunto dell'anno scolastico, come si diceva sopra. Parimenti il gestore Umbria DPL Mobilità, con risorse ministeriali di cui alla legge 211 del 92 trasferito dallo Stato alla Regione dell'Umbria, ha affidato con gara a evidenza pubblica i lavori sistemazione, adeguamento, sede, elettrificazione, Ponte San Giovanni, Perugia Sant'Anna. I lavori questi consegnati all'impresa CSI, GMP e IMAF in data nel novembre 2017 fino ad ora eseguiti sono coerenti e in linea con il cronoprogramma di gara che prevede 800 giorni per il termine degli stessi. Sì, prego. Grazie Assessore, io accolgo con ennesima fiducia il suo... Ah, chiedo scusa, dicevo
Grazie Assessore, accolgo con ennesima fiducia il suo intervento e chiaramente anche in un'ottica, diciamo, che vede lavori affiancati a un nuovo governo che ha iniziato da un mese la sua attività istituzionale, sarebbe interessante, ecco, pensare, mi permetta Assessore, di pensare come anche nuovo approccio, nuovo intento costruttivo, interagire con la struttura del nuovo governo, perché a maggior ragione l'opposizione, come in passato, ha criticato ma anche proposto. Oggi siamo, Assessore, a dire che le date vanno rispettate e se c'è un governo nuovo con degli impegni finanziari antecedenti, dobbiamo vigilare insieme che quei impegni vengano mantenuti. Non è che il cambio di governo, Assessore, ci deve rendere più teneri, non lo saremo, perché ormai per noi la Ferrovia Centrale Umbra, per gli umbri, è diventata vitale, per l'economia umbra è vitale. Si può arrivare a Roma ancora prima che con i Freccia Rossa, con i Freccia Bianca. Era così in passato, quindi lavoriamo insieme, Assessore, con tutte le nostre energie, con i nuovi parlamentari, perché questo venga raggiunto. Se c'è da fare uno sforzo lo facciamo, però è inevitabile ormai non poter più accettare ulteriore deroghe. Io lo voglio ricordare e concludo il mio breve intervento che il primo atto da consigliere regionale ebbi l'opportunità, insieme al collega Chiacchieroni, due politiche antitetiche su tanti temi, ma avevano uno scopo come oggi. Consigliere Tempo. Concludo, Presidente, Assessore, di arrivare a delle soluzioni. Per il passato non sono contento, l'ho detto in mille modi, rivendico ancora avanti uno sforzo comune per arrivare a una conclusione e un obiettivo chiaro. Grazie, Assessore, grazie, Presidente. Bene, vediamo. Sì, il consigliere Chiacchieroni, prego, a lei la parola. Sì, grazie. Dunque, per gli impegni presi sono più che rispettati, nel senso che il risanamento del tratto di 23 km Ponte Felcino Umberti, di 6 km Ponte Felcino Pon San Giovanni, appunto, inizialmente non era previsto e quindi è un qualcosa in più in cui la Giunta celermente ha fatto fronte e ne prendiamo atto con gran soddisfazione. La questione rimane aperta Ponte San Giovanni Terni. Terni si è concluso un procedimento che l'amministrazione comunale, che ha amministrato fino a poche settimane fa, ha concluso il procedimento di variante che permette la trasformazione della ferrovia in metropolitana superficie fino a Cesi, da Terni a Cesi, e quindi è un celere collegamento con queste parti della città e del territorio del Ternano. Occorrerà mettere a punto quanto prima anche gli interventi per questo tratto che, se non ho capito male, necessita appunto di qualche manutenzione straordinaria su Massa Martana ed altre parti del territorio. Però su questo magari ci torneremo dopo il 12 di settembre e appunto l'appuntamento è l'inaugurazione di questo tratto Ponte San Giovanni San Sepolcro, e con la novità, se non capisco male, anche della possibilità di portare anche di andare con i treni direttamente a Fontiveggi. Questa sarebbe una innovazione molto forte, perché da questo punto di vista su questo appunto io ho sentito la Presidente spendere parole in questo senso, da questo punto di vista potrebbe essere un collegamento importante e recupererebbe il ritardo che si avrebbe nei lavori straordinari con San Giovanni Sant'Anna. Grazie.